Ah, embe, siamo un'altra volta qui di fronte a un altro Baoxys e abbiamo stavolta il Geek Fire Wells, che è quello di ottobre, mi pare, non me lo ricordo più perché arrivano quando cazzo gli pare a loro, però vabbè. Abbiamo questo Fowels sto giro e ve lo vado ad amboscare. Naturalmente, ormai, come ben saprete tutti quanti, vi lascio i vari link in descrizione per comprare questo Baox. Tanto c'è il volantello, me lo leggo. E andiamo subito con la prima cosa, me lo sto per sbattere in faccia, del un gioco per Steams, come ogni volta, over 9000 zombies. Interessabile, interessabile, fammi vedere che gioco è. È un survival visuale dall'alto molto old style, fatto tutto a pixel. Ma non lo so. Vedremo un po' che gioco è. Intanto ve lo porto qui. Poi, cos'è questo? È un adesivo. L'adesivo delle displayazioni delle date della macchina del tempo di Doc. Era proprio quell'altro giorno questo. Oh, oh, oh. Me lo attacco in macchina, questo almeno faccio finta di viaggiare nel tempo. Molto bello. Partiamo subito. Andiamo con il pezzo forte. Ed è un pop di Yondu, perché visto Guardiani della Galassia era il tipo con la giacchetta mercenario. Mi fa anche caccare il pop a me, vaffanculo. Lo metto là. Non è vero, sono uno sburlone io. Procediamo subito con un altro delle magiche emozioni delle cose. Cos'è questo? L'avete capita? It's a trap. I'm soffocante. Ah, che puttana. Ho rotto tutto. Perfetto. Procediamo subito con un altro articolo da questo magico box e vediamo subito. Ah, questa è la maglietta, Azzalla e... com'è? Non è male, dai. Bellina, è fatta con tutti i joypad e console portatili che disegnano un coso di quelli di Space Invader con le cuffie. È bellina. Me la metterò sicuramente per andare a fare strage di fiche. Cos'è questa? Fa schifo però, scusa, è una merda. E Save the Clock Tower, la spilletta per salvare la torre dell'orologio di Ritorno al Futuro, sempre. Però fa cagare, è proprio una merda. Vabbù, vabbù. Che cosa? Un energy energy sword citrus. Ma è quello, ma è Master Chief. Un energy drink lo vado ad assaggiare. Che tra l'altro che cazzo manderanno le bibite gassate nei box, che si sarà sicuramente non frizzante ora. Pro frizz. Mantenuto la sua frizzantezza. Ah, molto buono, mi piacciono gli energy drinks. Ora posso andare a uccidere gli alieni, perché di sì. Aspetta, c'è un'altra cosa qui. Save the Clock Tower, un foglio di carta c'era. Ma
Ah, ma il coso... Guardate, dietro c'è scritto... We love you, il numero di telephone. Ma non me lo ricordo questo. C'era nel film con il numero di telefono dietro qualcosa? Ah, è un giveaways. Devo chiamare il numero dietro per scoprire se sono uno degli 88 vincitori. E cosa si vince però, scusa? Non lo devo chiamare veramente, ma è extraurbano, mi spende un casino di soldi. Io voglio vincere, mi danno una DeLorean. Dai. Vabbè, comunque molto carino però, dai. È buono. Finito, sto per ribaltare tutto, è finito qui questo unboxing. Ci vediamo la prossima settimana o forse anche prima con un altro unboxing in teoria. Vi lascio anche il link in descrizione di Facebook, Twitter, Twitch e tante altre cose. Leggete le descrizioni perché ci sono le cose simpatiche. Delle volte ci scrivo culo, è molto simpatico. Ciao.